Ciao, io sono Marco e bentornati in questa serie dedicata alla domotica. Oggi voglio parlarvi di questo piccolo accessorio che ho trovato su Amazon per caso. I feedback erano praticamente tutti positivi, quindi ho deciso di comprarne uno per testarlo. È un oggetto molto particolare, funziona benissimo perché io ho già una settimana che lo sto utilizzando. È molto particolare perché è piccolissimo e quindi si può riporre, nella scatoletta delle prese, quindi rimane scomparsa. E in più si può montare sia sotto un interruttore che sotto un deviatore. Io l'ho montato sotto un deviatore e con mia grande sorpresa, questo non l'avevo letto nelle istruzioni e neanche su Amazon, se ne può montare uno per ogni stanza. Praticamente non dovete collegarne uno per ogni tasto, quindi uno sotto ogni deviatore o uno sotto ogni interruttore. Se ne monta uno, lui riesce a riconoscere gli altri tasti e quindi può funzionare benissimo. Io l'ho montato sotto un deviatore, ma in quella stanza, nel mio salotto, come poi vi farò vedere, ho montato due deviatori e un interruttore. Ma tramite la propria applicazione, che è un'applicazione dedicata che poi vedremo, posso accendere e spegnere la luce e si configura anche facilmente con Alexa o con Google Mini. Questa sera vi farò vedere come viene collegato, quindi aprirò una presa, lo tirerò fuori e vi farò vedere come l'ho installato. In più vi farò vedere come si installa l'applicazione. L'applicazione comunque è la sua dedicata, ci mette 3 secondi a autoconfigurarsi e non ho avuto problemi, se devo essere sincero, anche sia con Echo Dot che con Google Mini hanno trovato tutte e due l'apparecchietto in pochi secondi. Come vedete, questo è l'apparecchietto. Ci sta inserito a pennello nella presa. Qui c'è la N, quindi va inserito il neutro. Qua c'è la L, va inserita la fase. Come vedete, ho fatto un ponte tra L1 e L2. In questa presa c'è il filo che va direttamente alla lampada. Questo è il filo bianco, e questo è il filo blu invece che va nell'ultimo inserto, vedete, dove c'è attaccata la presa. Posso sia comandare dalla presa che anche posso far funzionare e il Google spegni luce soffitto. Certo, spengo il dispositivo luce soffitto. E il Google accendi luce soffitto. Ok, accendo il dispositivo luce soffitto. Come vedete, anche da qui posso attivare e disattivare la luce. In più posso dire: Ehi Google, spegni luce soffitto. Va bene, spengo il dispositivo luce soffitto. Ehi Google, accendi luce soffitto. Va bene, accendo il dispositivo luce soffitto. Ora tramite questo schema vi farò vedere come ho fatto i collegamenti. Ho preso la corrente, il neutro l'ho inserito qui dove c'è N e la fase dove c'è L. Poi ho creato un ponte con la fase e avrò collegato L1. Poi ho fatto uscire il primo cavo, che è quello che va collegato alla luce, e il secondo cavo andrà collegato al deviatore. Vi ricordo che questo è lo schema per il deviatore. Se invece dovete fare un altro schema, come quello per l'interruttore, dovete guardare le istruzioni, perché chiaramente lo schema cambierà. Ora siamo pronti per scaricare l'applicazione. L'applicazione chiaramente io l'ho scaricata su Play Store, ma c'è anche su iTunes. Si chiama Ankuo Rec. Siamo pronti per installarla e poi collegheremo l'apparecchio all'applicazione. Questo rumore è l'apparecchietto quando viene installato in maniera corretta. Fino a quando non si installa l'applicazione, continuerà a fare questo suono. Niente, quindi andiamo a installare l'applicazione, poi andiamo su Aggiungi dispositivo. Chiaramente dobbiamo avere anche qui un account. Inseriamo la nostra password Wi-Fi e il nostro Wi-Fi. Se sentite questo fischio, vuol dire che l'apparecchio sta collegando la propria applicazione. Come vedete, modulo 1, quindi vuol dire che ha riconosciuto in automatico l'apparecchietto. Ora non ci resta che andare su modulo, possiamo spegnere, come vedete, e accendere il lampadario. Ora non ci resta che
che attivare l'applicazione su Google Home o Alexia. Andiamo su Google Home, chiaramente anche qui facciamo aggiungi, configuriamo il dispositivo. Come vedete io Ankuo Rec, questo è il nome dell'applicazione, ce l'ho già inserito. Voi invece dovete andare su aggiungi nuovo, cercate l'applicazione, chiaramente la installate e vi troverà in automatico l'apparecchietto. Ehi Google, spegni luce soffitto. Ok, spengo il dispositivo luce soffitto. E Google accendi luce soffitto. Va bene, accendo il dispositivo luce soffitto. Ora possiamo andare sull'applicazione di Alexa, quindi cerchiamo Amazon Alexa. Anche qui la configurazione sarà semplicissima. Andiamo in alto, sulla sinistra, clicchiamo. Andiamo su Skill e Giochi. Cerchiamo l'applicazione, come vedete, Ankuo Rec, schiacciamo, installiamo anche qui la skill, che sarebbe l'applicazione per Google, scusate, per Amazon Alexa. Una volta installata, ora facciamo ripartire l'applicazione di Alexa. Andiamo in basso sulla destra, dispositivi, tutti i dispositivi, red switch, come vedete il dispositivo è stato attivato, ora dobbiamo cambiare il nome però. Perché sennò Red Switch domani già non ce lo ricordiamo più. Quindi modifica nome, chiamiamolo luce soffitto. Come avete visto, anche collegare l'applicazione ad Alexa è stato semplicissimo. Ora non ci resta che provarla. Alexa, spegni luce soffitto. Alexa, accendi luce soffitto. La nostra recensione termina qui. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E se avete qualche domanda da farmi sul mondo della domotica, qualcosa che non avete capito, scrivetemi pure qui sotto. Sarò lieto di aiutarvi. Buona serata, ci vediamo nella prossima puntata.